Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dal consueto bilancio del coronavirus. Sul territorio pratese altri 117 nuovi contagi e 4 decessi. Scende il numero dei ricoveri in ospedale. Sentiamo Nadia Tarantino. Sale il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato, 117 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, con il totale che raggiunge quota 9.419. I decessi sono stati 4 e il bilancio sale a 191. Le vittime, tutte morte all'ospedale Santo Stefano, sono due uomini di 88 e 73 anni e una donna di 78 anni di Prato e un uomo di 86 di Montemurlo. Sono questi i dati comunicati dalla regione che ha anche oggi diffuso il bollettino per descrivere l'andamento dell'epidemia in Toscana. Su scala regionale si registrano 1.071 nuove positività che fanno salire il numero complessivo dei contagi a quasi 107.000 e 42 decessi che portano il totale delle vittime a 2.798. Le ultime morti sono quelle di 23 uomini e di 19 donne con un'età media di 80 anni. Dei 14.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il 7,6% ha dato esito positivo. Continua il calo dei ricoveri. 1.418 i pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani, 58 in meno di ieri, mentre sono 263, 9 in meno, i pazienti nelle terapie intensive. Un calo che si riscontra anche a Prato. All'ospedale Santo Stefano sono 104 i letti occupati nell'area Covid su una disponibilità di 126. In terapia intensiva 19 posti occupati su 32. Per quanto riguarda la palazzina ovest del vecchio ospedale e il centro La Melagrana, sono occupati 72 posti su 78. Il numero delle guarigioni triplica quello delle nuove positività. 3.180 le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite o perché il tampone a cui sono state sottoposte è risultato negativo o perché non manifestano più i sintomi della malattia. E ora conosciamo da vicino il compito dei medici di medicina generale e in questa difficile pandemia. Il medico di medicina generale ha un ruolo cruciale nella gestione della pandemia. È la prima figura sanitaria con cui i cittadini si confrontano quando temono di essere stati contagiati e nel caso di positività è il punto di raccordo tra paziente ASL e anche la persona su cui si concentra buona parte dei compiti burocratici relativi a isolamento e quarantene, tanto da aver preso il sopravvento sugli aspetti clinici. Abbiamo quindi deciso di conoscere da vicino il lavoro che stanno svolgendo i medici di medicina generale, seguendo la giornata tipo di un loro rappresentante. Niccolò Biancalani, vice segretario della FIMG Prato. La giornata inizia alle 8 con le prime telefonate per organizzare gli appuntamenti in ambulatorio e le visite domiciliari dei non Covid. Poi c'è il computer da controllare perché il risultato dei tamponi arriva via via. Allora, senti, ho appena controllato il risultato del tampone sul SISPC e sei positivo. Ho già il protocollo di igiene che ti impone l'isolamento domiciliare. L'ho già scaricato dal computer. Noi come eravamo messi per il certificato di malattia, visto che tu eri già in isolamento? La prima ondata, che a Prato è stata leggera, ha insegnato ai medici a differenziare il lavoro. In casi asintomatici lievi, in casi lievi moderati e in casi severi. A seconda appunto della gravità, dei fattori di rischio, dell'età del paziente, si provvedeva a richiamare o ad essere richiamati, anche 2 o 3 volte al giorno, proprio per valutare lo stato clinico, se riteneva necessario che questo dovesse avere una valutazione anche sul campo, attivava le USCA tramite una mail e dopodiché decidevamo insieme qual era il percorso più giusto da fare nella telefonata appunto successiva alla visita. I numeri sono impressionanti e tripli rispetto a primavera. Nell'ambito provinciale pratese sono stati gestiti sul territorio senza ricorrere all'ospedale circa 5.700 persone. Solo il dottor Biancalani ne ha trattato circa 120, che corrispondono a quasi il 10% del totale. A questi vanno aggiunti tutti i relativi contatti da gestire per tamponi, quarantene e certificati. A proposito di tamponi, solo Biancalani ne ha prescritti 880, che diventano 1 migliaio se aggiungiamo quelli privati. Il tutto concentrato in poco tempo e con un ufficio igiene andato in tilt. È stato un lavoro però, devo dire, difficile perché non esisteva più un orario, non esisteva più un giorno della settimana, il telefono suonava anche 100-130 volte al giorno e in alcuni casi eravamo soverchiati da burocrazia che molto spesso anche non funzionava e quindi ci trovavamo a essere davvero un imbuto totale per ogni paziente, quindi è stato, diciamo così, davvero complesso.
A proposito di burocrazia, il nuovo DPCM non ha risolto il problema del divieto di ritorno al lavoro di chi, dopo 21 giorni positivo ma senza sintomi, ha ottenuto il certificato di rimessa a libertà ma non ha tampone negativo. Non potendo fare una certificazione di tipo INPS, quindi di malattia, perché un sintomo non è presente, questi pazienti come vengono inquadrati? Allerta meteo con codice arancione dalle 21 di oggi alla mezzanotte di domani, temporali e piogge insistenti con rischio idrogeologico e vento forte. Sono questi gli eventi attesi dal centro funzionale della regione toscana, che ha emesso il bollettino con le previsioni meteo in netto peggioramento rispetto a quelle ipotizzate in precedenza. Il codice giallo, già in vigore da stamani, diventerà perciò arancione. Preoccupazione per la pioggia che già da ore sta interessando l'Appennino pistoiese, che in serata, salvo rallentamenti, potrebbe avere ripercussioni sull'area pratese. Nel dettaglio, l'allerta per il vento è stata diramata fino alle 8 di domani mattina, mentre quella per temporali e pioggia è estesa fino a mezzanotte. La Protezione Civile di Prato è pronta a intervenire se la situazione lo richiederà. Raccomandata la massima cautela negli spostamenti e il rispetto rigoroso delle indicazioni all'ingresso dei sottopassi. Ancora un provvedimento della Questura di Prato contro la violenza di genere. Un uomo di origine albanese di 54 anni ha ricevuto un ammonimento per il rispetto della precedente misura cautelare personale, che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'ex moglie a causa di numerosi episodi di violenza domestica. In caso di violazione delle misure, l'uomo vedrà aggravare la sua posizione indipendentemente da un eventuale atto di querela. È prevista infatti la procedibilità d'ufficio per le violazioni dei provvedimenti di ammonimento. L'imprenditore pratese Luca Giusti è il nuovo presidente di Confartigianato Toscana. La nomina è avvenuta mercoledì nel corso dell'assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali. Giusti, che è presidente anche di Confartigianato Prato, resterà in carica fino al 2024. È una grande responsabilità, soprattutto in un momento così delicato. Assumere la guida di Confartigianato Toscana, dice Giusti, lo farò con il massimo impegno. Andiamo a Montemurlo ora per la riqualificazione del centro. A gennaio prendono il via i lavori per il parco urbano. Sentiamo Alessandra Grati. Procedono a pieno ritmo i lavori per il recupero dell'edificio di Novello, dove oltre alla scuola d'infanzia, riprogettato con le tecniche della bioarchitettura, verrà anche realizzato uno spazio polifunzionale. Innanzitutto manterrà con grande importanza la caratteristica di essere la scuola dell'infanzia di Novello, ma potrà anche essere destinata a attività collaterali tipo laboratori, formazione, genitorialità o anche eventualmente possibilità di co-working. Quindi un intervento che vuole far sì che l'immobile possa veramente aprirsi il più possibile ai montemurlesi. Un intervento che rinnova l'edificio davvero in tutti gli aspetti: una messa a norma sismica, un miglioramento delle sue strutture, un efficientamento energetico. Il recupero rientra nel progetto di oltre 500.000 euro di riqualificazione del centro cittadino. I lavori alla scuola di Novello prevedono anche il rifacimento degli impianti elettrici e la sostituzione degli infissi esterni e nuovi accessi alla scuola dell'infanzia. Anche l'area gioco della scuola sarà spostata sul lato posteriore, verso il parco, e sarà completamente rinnovata. I lavori andranno avanti per tutta la primavera e saranno conclusi entro l'inizio dell'estate. Come previsto dal cronoprogramma, all'inizio del prossimo anno partiranno anche i lavori nell'ex campo sportivo, destinato a diventare un grande parco urbano. La trasformazione avverrà con la realizzazione innanzitutto quindi di tutte quelle funzioni che abbiamo pensato, spazi ovviamente dedicati agli adolescenti, ai ragazzi, alle persone di tutte le età, pensando ovviamente a un luogo che possa essere di vera aggregazione. Don Miroslav Korosi, sacerdote polacco di 51 anni, conosciuto come Don Mirko, è il nuovo parroco di Gamberame e Faltugnano. Il vescovo lo ha nominato alla guida delle due parrocchie dopo il trasferimento alla chiesa di San Giuseppe a Prato di Don Giuseppe Loporto. Don Mirko mantiene l'incarico di viceparroco a Vaiano. In passato il sacerdote polacco è stato collaboratore del parroco alle Fontanelle. Don Mirko farà il suo ingresso ufficiale domenica alle 10 alla chiesa di San Leonardo a Gamberame e alle 11.30 alla chiesa dei Santi Giusto e Clemente a Faltugnano.
San Niccolò festeggia 700 anni e si regala il restauro dell'ala dedicata alle novizie. A Grati. Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla fondazione del monastero femminile domenicano di San Niccolò, che dal 1784 ospita il conservatorio, scuola paritaria che riunisce gli alunni dalle scuole dell'infanzia al liceo. Un traguardo importante, anche perché la struttura è la stessa voluta dal cardinale Niccolò, nato a Prato e amico di Dante Petrarca, che lasciò nel suo testamento 10.000 fiorini d'oro per la realizzazione di un monastero femminile domenicano. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo centenario è appunto un dono lungo 700 anni, perché il dono del cardinale Niccolò ha avuto una fecondità che arriva fino ai nostri giorni. E vogliamo sottolineare proprio il valore di questi uomini che donavano alla fine della vita quello che parte del loro patrimonio per la comunità a cui appartenevano. Il programma dei festeggiamenti inizia a gennaio e finisce a maggio, con visite guidate al conservatorio a cura dell'Associazione Artemia. Convegni sulla figura del cardinale Niccolò, un concorso letterario per tutte le scuole medie e secondarie di Prato e la realizzazione di un video sulla storia del monastero. Intanto i primi festeggiamenti sono iniziati con l'intitolazione di un frutteto in onore del cardinale. Gli alunni della scuola primaria infatti hanno piantato 50 alberi da frutto. Le celebrazioni si chiuderanno a maggio con un evento dove verrà annunciato anche il restauro dell'area delle novizie. Gli spazi attuali non ci bastano, non ci sono sufficienti per raccogliere la domanda che abbiamo su Prato e dintorni, per cui ci sentiamo la responsabilità ma anche il dovere di progettare qualcosa di nuovo per il futuro scolastico. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.